E siamo arrivati alla sesta puntata di questa rassegna, creata in collaborazione con l'Associazione Versilia Verde Lago e la redazione di Rotocalco Versilia. E l'entroterra appunto della Versilia è magico, le cose da scoprire sono tante, ve ne abbiamo fatte assaporare solo qualcuna. Noi siamo all'interno di una riserva naturale, adesso andremo a vedere quali sono alcuni dei prodotti, lo abbiamo ripetuto tante volte, dal miele al vino, l'eucalipto, la birra, la lavanda, lo zafferano. Tante le aziende che producono, tante le aziende che lavorano su questo territorio che noi vi invitiamo a venire a trovare lungo la via delle erbe e dei fiori. Parte la sesta ed ultima puntata della rassegna Assaporiamo la via delle erbe e dei fiori. Borghi incantati, gioielli naturalistici nascosti tra pianura e collina. Massarosa sorge incastonata tra le verdi colline decorate a uliveti che scivolano fino alla campagna massarosese e alla zona paludosa del lago di Massaciuccoli, caro al maestro Puccini. Le cose da vedere a Massarosa sono tante: i paesaggi spettacolari a sbalzo sulla Versilia, gli angoli di storia secolare come le antiche rovine di ville e terme romane, le pievi romantiche e i villaggi preistorici. Oltre alla natura variegata del lago di Massaciuccoli, i suoi scorci e lo spettacolo dei campi coltivati dalle aziende eccellenze locali. E proprio le piccole filiere d'eccellenza, dall'olio d'oliva alla viticoltura, dalla pastorizia alle piante officinali, dai frutteti al miele, sino alla floricoltura, sono le protagoniste del percorso La Via delle Erbe e dei Fiori. Un percorso nato per far vivere esperienze sensoriali indimenticabili, un itinerario alla scoperta dei saperi e sapori che aspettano solo di essere conosciuti e valorizzati. La pizza non può mancare nel percorso della Via delle Erbe e dei Fiori. Sì, la pizza è il tipico piatto napoletano, ma che si usa in tutto il mondo e naturalmente in tutta Italia. Siamo alla pizzeria, antipasteria Cambusa a Montramito, sempre nel comune di Massarosa. Siamo insieme a Ciro Petrone, napoletano doc, che ha esportato la tipologia di pizza, partiamo subito Ciro, diversa da quella che si mangia in questa zona. È un po' più sottile quella che si mangia da noi. Sì, è una tipica pizza napoletana, diciamo, top. Ecco, e la particolarità, voglio partire subito da questo, di questa pizza, sono le ore di lievitazione. Sì, la lievitazione, la maturazione, certo. Questo è importante. Ha una lievitazione di 24 ore, che passa comunque dal frigo, quindi a temperatura controllata, poi dopo le 24 ore vengono effettuati i panetti, e altre per altre 12 ore vengono fatti crescere per poi utilizzarli. Ecco, è una procedura abbastanza semplice, però comunque però lunga, che bello soffice. Soffice e soprattutto anche digeribile, sì, oltre che più buono a gusto. Partiamo subito con la lavorazione, l'impasto naturalmente. Altra cosa da sottolineare è il fatto che poi, per quanto riguarda il condimento, vengono usati prodotti del territorio. Cosa usate del territorio? Allora, su questa pizza andiamo a mettere un pomodorino giallo, latterino, frullato. Poi andiamo a mettere all'uscita uno zucchino sott'olio, diciamo, con aglio, prezzemolo. Poi basilico fritto, una vela di melanzana. Poi abbiamo una ricottina di caprino. Thank you.
Pizza e birra è un classico, birra anche questo è il nostro territorio, l'olio del nostro territorio. Il titolo di questa pizza è il significato e la ragione della nostra trasmissione, il percorso della via delle erbe e dei fiori, è proprio il titolo di questa pizza. Che cosa c'è? Ci sono tante verdure anche, una pizza vegetariana. Sì, una pizza vegetariana. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo allora una ricotta, allora una base di pomodorino giallo frullato, poi abbiamo un pomodorino confit, poi abbiamo una ricotta di caprino. Del territorio anche quella. Del territorio, ovvio. Basilico fritto, una melanzana a vela fritta, delle zucchine sotto olio, insomma con un po' di sapori e basta. Il resto è da provare. Il resto è da provare insieme alla birra e sempre in collaborazione, grazie all'Associazione Versilia Verde Lago, possiamo regalare ai nostri telespettatori un pezzetto di Versilia. Qualsiasi percorso non può non tenere conto di una fermata, una tappa importantissima, il gelato. Siamo a Massarosa, siamo all'interno appunto del percorso La Via delle Erbe e dei Fiori e il gelato la fa da padrone. Questa gelateria ha anche un nome particolare. Le fate golose. Quindi fate e anche golose. Ecco, da quanto tempo fate questo mestiere? Da 6 anni abbiamo intrapreso questo percorso e piano piano cerchiamo di usare prodotti nuovi. E soprattutto del territorio. Ecco, perché la missione appunto di questa trasmissione in collaborazione con l'Associazione Versilia Verde Lago è proprio quella di valorizzare i prodotti del territorio e le aziende del territorio. Infatti il gelato che ci avete preparato oggi è un gelato? È il nostro yogurt variegato al miele d'eucalipto. Sappiamo che l'eucalipto si coltiva proprio in questo territorio e abbiamo anche le trasmissioni dedicate a questa azienda. Come facciamo? Chi ce lo fa il gelato? Ce lo fa Elisa. Mentre guardiamo Elisa che ci fa questo yogurt, questa coppa, ce lo descriva. Niente, è il nostro yogurt bianco e praticamente viene variegato con il miele all'eucalipto dell'Oligea. Che tipo di sapore ha? Ha un sapore un po' dolciastro che si amalgama bene con il nostro prodotto. Ecco appunto, lo yogurt lo troviamo nelle gelaterie non da tantissimi anni come alternativa appunto al gelato. No, sarà una decina d'anni, 10-12 anni comunque. E qual è la caratteristica? Naturalmente è diverso dagli yogurt che compriamo al supermercato o in qualsiasi altro posto, quello proprio che viene fatto nelle gelaterie, e forse è anche più leggero e si presta poi ad essere ricoperto da qualsiasi cosa. Da qualsiasi delizia, a partire da il cioccolato fondente, cioccolato bianco, fragole, frutti di bosco, e praticamente è un pochino più caldo rispetto al gelato, quindi può essere mangiato anche in inverno. Ecco, ma possiamo illuderci che abbia meno calorie? È un'illusione. Siamo a Piano di Bagno, sempre nel comune di Massarosa, lungo la via Sarzanese, c'è il ristorante D'Arenzo, peraltro un ristorante storico che ha cambiato gestione negli ultimi anni e con una coppia di ragazzi molto giovani che adesso andiamo a presentarvi. Gianluca, piacere. Cosa ci prepari Gianluca? Oggi preparo una pasta ripiena di ricotta con scaglie di limone, formaggio e miele. Di eucalipto, tutti i prodotti della zona, fatti tutti nel comune di Massarosa. Perfetto, vai, partiamo. Come è fatto l'impasto? L'impasto è il classico impasto di pasta fatta in casa con un uovo ogni 100 grammi, quindi è una pasta fresca, sempre con che è già farine, preparato e noi ora mettiamo direttamente in padella. Esatto. Direttamente sì. Nell'acqua calda, perfetto. Certo. Facciamo cuocere un pochino. Essendo una pasta fatta in una forma un po' particolare, va un attimino salvaguardata nel bollitore, altrimenti si potrebbe rompere. Ecco, quindi la salvaguardiamo con questa gratella. Nel frattempo abbiamo una padella con aglio e... Aglio e finocchio selvatico. Che tipo di sapore? Della zona, del territorio ovviamente. Del territorio. Poi mettiamo un filetto di orata a cuocere. Leggermente scottare
Allora, la pasta è pronta. La pasta è pronta e la impiattiamo. La possiamo scolare. Direttamente nel piatto, facendo attenzione. E qui il condimento andrà dentro. Certo. Le diamo un'asciugatina. Ecco, questa crema invece com'è fatta? Di zafferano. Crema di zafferano. Crema allo zafferano, sempre prodotti del territorio, del nostro territorio. Sappiamo esserci una bella coltivazione. Sì. Qui proprio nella nostra zona. E poi cosa hai aggiunto? Uovo? No, soltanto... Solo zafferano. Zafferano e crema. E crema, perfetto. Questo potrebbe essere un piatto unico, è un piatto unico, no? Sì, potrebbe. Perché abbiamo il carboidrato con la pasta e poi abbiamo le proteine con il pesce. E questo lo mettiamo all'interno. Certo. Però io non ho capito bene come hai fatto la crema, a parte lo zafferano. La crema proprio dall'inizio? Dall'inizio? Un goccino di panna vegetale, okay. E poi si mette lo zafferano, un goccino di parmigiano, ecco. E poi si fa ritirare finché perfetto. Non diventa della consistenza che si vuole. Olio sempre del nostro territorio. Dobbiamo dire che questo comune, proprio per la sua conformazione territoriale, perché è in collina ma di fronte al mare, quindi acquista anche il vantaggio dell'area di mare, regala tanti prodotti. Sì. Tipici, anche esportati nel resto d'Italia e non solo, ma poi da usare naturalmente sia chi abita qui, ma soprattutto ecco la ristorazione. È una terra ricca da questo punto di vista, molto. Perché ha le due caratteristiche. Questi che cos'è? Sono lavanda e polvere di eucalipto. E l'eucalipto, abbiamo detto all'inizio, il riepilogo per capire meglio io, ma naturalmente anche i nostri telespettatori, è all'interno del ripieno, all'interno certo. della pasta, sì. Il miele di eucalipto. Sì. Questo è il piatto pronto, ma noi lo andiamo di nuovo a descrivere in giardino, certo. Ce lo godiamo in giardino. All'inizio in cucina abbiamo parlato di coppia, eccola l'altra componente della coppia, sono due ragazzi giovani, marito e moglie, che hanno intrapreso la carriera di imprenditori. Da quanto tempo nel ristorante da Renzo, storico peraltro? Sì, allora noi abbiamo rilevato attività 6 anni e mezzo fa, abbiamo deciso di intraprenderla insieme portando poi avanti un progetto. E ora il progetto si è allargato ancora di più. Il progetto si è allargato prendendo anche un altro bagno. A Città Giardino. Il bagno? Bagno Amelia. Bagno Amelia, Città Giardino, comunque sia due attività, tra l'altro neanche vicine. Quanto, cioè, è il coraggio e la forza che c'è nei giovani o... Sicuramente penso che il concetto principale sia la passione che si ha per questo lavoro, sia a livello culinare che a livello poi rapporto col cliente. Dell'accoglienza, sì. Perfetto, quindi il marito sta in cucina, è lo chef e tu ti occupi soprattutto poi dell'organizzazione e dell'accoglienza. Sì. Bene, la ricetta ce l'ha già fatta vedere lo chef, però mi fa piacere ricordarla perché è una ricetta particolare, io non ho mai visto questo piatto, veramente credo che sia molto consigliabile. A casa sarà un po' difficile farlo, infatti bisogna venire poi a mangiarlo da chi lo sa fare. Che com'è fatto? Allora, qua abbiamo una pasta ripiena, viene fatto un cordone ripieno di ricotta, che, sempre del territorio. Che sarebbe questo intorno, sì, che giusto? Sarebbe questo qua, okay. Che è un cordone ripieno di ricotta, miele all'eucalipto e scorze di limone. Viene poi formato questo cerchio nel quale inseriamo all'interno una crema allo zafferano con un'orata scottata in padella, del finocchietto selvatico e della lavanda. Il piatto è pronto e noi ringraziamo questa giovane coppia e ringraziamo voi per l'ascolto.